Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, come vedete, siamo qua su Clash Royale. Perché? Perché ieri ragazzi ho fatto una partita molto intensa in una sfida 1v1 in amichevole. È durata quasi fino alla fine del sudden death ed effettivamente ho trovato un ragazzo con un deck che avesse al suo interno Long Rider davvero molto interessante. Cosa stiamo vedendo adesso ragazzi? Vi stiamo vedendo la descrizione del boia, perché è stata una di quelle carte che hanno più dato vita al match in combo con Long Rider e non solo. Quindi ragazzi, stavo un attimo rivalutando questo boia, come vi ho già detto nel titolo, e come vedete io l'ho a livello 5, fa un danno ad area di 308, che non è indifferente, è un 154 per 2. Ha una velocità di 2.4 secondi quando lancia l'ascia, ed effettivamente non è tantissimo, ma se pensiamo che supporta bene le fireball e comunque rimane con un bel po' di vita, lui comunque già a livello 5 ha 1109 punti ferita. Vi ricordo che comunque rimarrebbe con almeno 500 punti ferita con una fireball a livello 10, quindi non passa, ed ha un tempo di schieramento veramente molto interessante di un secondo. Eccolo qua ragazzi, il deck copiato, spudoratamente copiato da questo ragazzo di ieri, che vede l'inserimento del tronco e del vortex nel deck, che vanno un po' a modificare diciamo la base nevralgica del mio deck, che era composto appunto dalla fireball come danno ad area e comunque protezione anche in difesa, il cavaliere che è sempre utile e i goblin. Beh, direi di andare un attimino a rivalutare questo boia provando una partita 2v2 in modo da farci un'idea un pochettino più chiara. Andiamo subito dentro quindi ragazzi, così facciamo una bella partita veloce, vediamo di, speriamo di incontrare qualcuno che abbia le mani e di avere una buona possibilità. Anche lui con Log Rider, Swag Boy ragazzi, anche lui con Log Rider, quindi vediamo di ragionare un attimino. Buona fortuna, assolutamente già pronto lui con Log Rider, leggiamo un tronco in predicto, buono tronco in predicto, Log Rider riesce a passare e piazza bene due legnate interessantissime. Subito giù ragazzi il nostro boia che può difendere, guardate, si fa adesso i danni al miner, aiuta tantissimo la gang, il miner praticamente quasi nullo come attacco. Io direi di aspettare un attimino e di sparare una bella fireball anche sul suo mega scherzo, perfetto. Diamo quindi la possibilità anche al mago di entrare, niente, vengono fulminate le nostre due truppe, non succede nient'altro, pronto il tronco e andiamo a scaricare allora il domatore, vediamo se ci aiuta con il tronco. No, lo lascia passare, lasciamo entrare Long Rider, fermato purtroppo dall'ingresso di un gran cavaliere, ma niente, non ci preoccupiamo, dobbiamo andare a difendere assolutamente il danni che potrebbero arrivare dal loro boia. Vediamo un bel cavaliere sopra e come vedete ragazzi si può già ripartire, andiamo ad aiutare anche con il boia, bene così via il suo boia, avanti ancora, dovete andare sulla gang, no, viene mancata per un secondo, possiamo partire col secondo Rider, boia che continua ad aiutare, che continua ad aiutare anche con il mago elettrico. Andiamo, cerchiamo di entrare noi con lo Rider, vediamo se riusciamo a fare un danno. Sì che ne entra uno, sì che ne entrano due, rischia anche entrare il terzo, incredibile, terzo danno per il nostro Rider che porta la torre a 739. Come vedete ragazzi, boia o Rider è veramente una combo molto interessante, e io ancora non mi sono fidato a lanciare un Vortex in questa partita, perché anche con il Vortice si può giocare un'ottima combo prettamente difensiva, ma perché no anche offensiva. Aspettiamo l'ingresso del loro gran cavaliere e andiamo anche noi ad aprire allora con un mago di fuoco e uno spirito del ghiaccio. Giochiamo anche, esatto, un bel boia centrale, aspettiamo che lui, no, lui non tira nessun tipo, andiamo a toccare la Princess e tentiamo adesso di usare, come vi dicevo ragazzi, la combo con il Vortex. Come vedete riusciamo a liberare il boia dalla morsa degli attacchi che può andare ad aiutare, viene fulminato ma non viene toccato lo Rider, peccato per questo frangente, non riusciamo ad entrare perché si piazzano una torre inferno abbastanza inaspettata, bene la prima fireball, va benissimo, 382,
2, andiamo a fare così e di nuovo il foyer. Sì, ragazzi, che va ad aiutare. No, non riesce ad aiutare il mago elettrico. Andiamo a preparare un tronco per portare la torre a portata di Fireball, che è a 266. Tiriamo la Fireball anche sul suo foyer. Andiamo a deviare con il cavaliere, pronta anche il nostro Vortex, e andiamo a chiudere la partitozza, ragazzi. Super super, guardate il boia, assolutamente interessantissimo come carta, perché può essere veramente di grande aiuto. Non ci fermiamo, andiamo avanti, ne vediamo un altro, vediamo se era solo fortuna o altrimenti era proprio giusta la combinazione. Intanto vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. Andiamo avanti, ragazzi, subito l'apertura per loro con un gran cavaliere e un mago del ghiaccio. Andiamo a spingere via il gran cavaliere, il gigante royale, andiamo a spingerlo via, bene che riusciamo a danneggiare bene, perdiamo la strega, ma aveva comunque terminato la sua serie di attacchi. Vediamo se riusciamo a partire di qua. Oh yes, giù lo Greater, aiutato dai goblin, barile anche per lui e entra. Ok, viene la zappa, andiamo a danneggiare anche con la Fireball sopra i suoi barbari. Riusciamo a liberare il nostro Prince di Goblin, ragazzi, meraviglioso, allucinante. Wow, che danni, gli tira giù la torre di destra. Apertura con un golem del ghiaccio per loro, probabilmente uno Grider imminente. No, arriva una mongolfiera, andiamo allora a spostare il nostro Vortex centrando la mongolfiera, allontanandolo un pochettino, permettendo così anche il posizionamento del grande gigante Royal. Guardate, guardate, gigante Royal che viene, non viene neanche colpito, loro si arrendono, e noi possiamo partire anche sulla destra a proteggere il Royal. Andiamo anche con questi Goblin sulla sinistra, come vedete, ragazzi, devastante anche in questo frangente. Wow, le mega combo, avete visto anche la giocata del boia in aiuto al Vortex. Beh, ragazzi, direi che per oggi possiamo fermarci qua. Io spero di avervi dato un pochettino più qualche motivo di interesse per riutilizzare il Super Boia. Questo deck per chi usa lo Grider è molto molto interessante e si gioca veramente bene anche nelle due V2. Beh, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like e noi ci vediamo presto. Ciao!